L'Ombrena Aurora vince in rimonta lo scontro sul campo del calcio crema, ritrovando la vittoria dopo quasi 4 mesi e riaprendo il discorso salvezza diretta. Per i locali invece la retrocessione è più vicina. La prima fiammata dell'Ombrena Aurora con un tentativo di Ferrari che termina alto sopra la traversa. Al 13° il calcio crema passa in vantaggio, punizione a giro di Xaconi che sorprende Facciolla. Poco dopo rota in due tempi, evita guai nell'area nerobianca su un lancio insidioso. Ancora Ombriano pericoloso con Arcero, servito da Ferrari, il cui tiro è debole dopo la rotazione sul piede perno. Il primo tempo si esaurisce, ma non mancano le occasioni. Mejad dal limite è poco preciso, Xaconi non ripete la punizione del gol. Nel finale Mariani, sulla ribattuta difettosa di Rota, manda fuori di poco. Il secondo tempo si apre con la rete del pari dell'Ombriano Aurora. Arcero spara una cannonata che viene fermata dal braccio di un difensore del calcio crema. L'arbitro non ha dubbi e fischia la massima punizione. Mirtai non sbaglia. Al 54° Ferrari manda a lato un calcio piazzato che nessuno riesce a deviare. Seguono due occasioni per il calcio crema con Xaconi, tiro alto sopra la traversa, e con una punizione poco precisa. Passano i minuti e sale la tensione per la posta in palio. I nervi tesi costano l'espulsione a Karam del calcio crema. L'Ombriano Aurora approfitta subito della superiorità numerica per passare con Arcero al 75°, che sfrutta una palla vagante nell'area piccola. Il quarto d'ora finale è di fuoco con Facciolla che nega la rete del pareggio, prima a Xaconi e poi a Totaro, poco convinto in verità sotto porta. Al 90° Alessandro Maiocco fallisce dal dischetto la possibilità del pareggio dopo che il rigore era stato assegnato per un altro fallo di mani. Dunque ad esultare l'Ombriano Aurora che con questi 3 punti accorcia una sola lunghezza il divario sul terzultimo posto occupato dal Crespiatica, punti che sono invece 5 dalla Doverese e 6 dalla Ripaltese.